In questo senso, il meccanismo che è stato impropriamente chiamato memoria dell'acqua, che cos'è? È il fatto che nell'acqua è possibile accendere oscillazioni elettromagnetiche di frequenza tale che sono capaci di attirare specifiche specie molecolari, perché se l'acqua diventa il fondamento di questo campo elettromagnetico di background, lo produce spontaneamente. In più, grazie al fatto che ci sono questi elettroni quasi liberi possono ricevere l'energia esterna, l'energia ambientale, e dà luogo a oscillazioni specifiche che si sovrappongono all'oscillazione coerente, così come preconizzava Prigogine e prima di lui il biologo Zengiorgi. Su questo argomento ho fatto un articolo insieme a un defunto amico qui toscano che si è laureato a Firenze, cioè Enzo Tiezzi. Scritto un articolo su come funziona questo afflusso, questo fatto che l'acqua, la struttura coerente dell'acqua è capace di prendere dall'ambiente esterno dell'energia e trasformarla in energia di oscillazione coerente, che dà luogo a frequenze di oscillazione specifiche e quindi dà luogo a una struttura informativa. Cos'è la struttura informativa? Che ci dice quali molecole vengono attirate. Cioè ogni frequenza, ogni segnale che corrisponde a un'oscillazione di frequenza ben definita ci dice quale molecola ha quella frequenza di oscillazione e quindi quale molecola viene attirata. Quindi ne concludiamo che i processi molecolari all'interno della materia vivente sono governati da una struttura elettromagnetica formata da oscillazioni di specifica frequenza. Questa frequenza varia col tempo e dà luogo alla scelta di diverse sequenze di molecole che vengono chiamate in gioco. Questa struttura, cioè questo fatto che esiste un governo elettromagnetico della chimica, che a sua volta è influenzata la chimica medesima, perché quando avvengono le reazioni chimiche la frequenza delle oscillazioni elettromagnetiche cambia, quindi chimica e elettromagnetismo si intrecciano in questo senso tra di loro, nessuna delle due è più importante dell'altra, ma cooperano, è stata verificata, esperimenti di cui parlerà il collega qui vicino da Montagnier, il quale fondamentalmente cosa ha fatto? Ha sospeso in acqua delle sequenze di DNA, le specifiche sequenze. Ha osservato che quando la diluizione raggiungeva certe soglie, cioè in pratica questo può, so che il professor Dei è molto interessato all'ormesi come fenomeno, quindi questo fatto che sto per dire può essere un suggerimento di cosa è l'ormesi. Cioè se io ho ogni molecola emette campi di una certa lunghezza d'onda, se questi campi si sovrappongono tra di loro ci può essere un'interferenza negativa per cui si cancellano, per cui se la concentrazione di molecole è grande allora il risultato è che il segnale elettromagnetico si cancella. Se però la concentrazione scende al di sotto di una soglia tale fissata da quale fatto? Dal fatto che la distanza tra due molecole vicine è uguale alla lunghezza d'onda del campo elettromagnetico che viene emesso, allora questo fenomeno di interferenza negativa non avviene, le onde si sommano e danno luogo a un effetto elettromagnetico. Quindi c'è un effetto quando la concentrazione è al di sotto di una soglia e questo effetto sparisce quando la concentrazione è al di sopra di una soglia. Questo è accaduto anche nell'esperimento di Montagnier, cioè lui ha osservato che se le molecole di DNA erano troppo dense, cioè la diluizione non eccedeva un limite, non si osservava nessun segnale. Ma aggiungendo acqua e quindi aumentando la diluizione si raggiungeva una soglia per cui, avendo messo la provetta in una bobina, nella bobina appariva una corrente elettrica che corrispondeva a un campo di una certa frequenza. Adesso, e questo è il punto interessante, si prende questo segnale, lo si manda per via telematica a 1000 chilometri di distanza in maniera da evitare accuse di contaminazione molecolare. Per esempio da Parigi lo si manda a Benevento, dove è stato riprodotto l'esperimento. Quindi quello che arriva è un segnale elettromagnetico, perché internet non trasmette molecole. Quindi non ci sono state contaminazioni molecolari, perché l'esperimento numero uno, cioè la captazione del segnale da
una sospensione di molecole di DNA sospese in acqua è avvenuto a Parigi. Da lì il segnale captato dalla bobina è stato spedito a Benevento. A Benevento quindi non è arrivata nessuna molecola, ma sono arrivati questi segnali elettromagnetici. A questo punto, se io questi segnali elettromagnetici li do a una bobina all'interno della quale c'è una provetta, dove dentro la provetta c'è dell'acqua pura, adesso dentro quest'acqua pura io faccio cadere un kit PCR, i chimici capiscono di che si tratta, cioè in parole povere butto nell'acqua i monomeri, le materie prime, diciamo, di cui è fatto il DNA, più il catalizzatore che li fa reagire, tempo qualche ora compare all'interno di questa seconda provetta esattamente le stesse sequenze di DNA e non altre di quelle che stavano a Parigi e che hanno dato luogo al segnale. Capite? Cioè vuol dire che è quel segnale elettromagnetico che organizza, nei termini che ho detto all'inizio, l'attrazione chimica tra le molecole. E questo esperimento è stato riprodotto, oltre che fatto da Montagnier, è stato riprodotto in 3 università, è in corso l'esperimento in una quarta e, ripeto, il fatto che la seconda provetta sta a centinaia di chilometri di distanza dalla prima esclude l'ipotesi che si possa essere trattato di volgare sporcizia dell'esperimento, cioè di contaminazione molecolare. Va bene, io credo di non aver altro da dire.